Ciao, sono Monica Colugnatti, vengo da Trieste e da 8 anni che pratico il Penchak Silat. Prima non ho mai praticato altre arti marziali, se non altri sport. Devo dire che mi sono avvicinata al Penchak Silat dopo una manifestazione che avevo visto tanti anni fa. E mi ha subito rapito perché è veramente un'arte, cioè mi era parsa da subito un qualcosa di veramente unico mai visto prima. Che seguo il corso di formazione, che è un corso che fondamentalmente ti dà la possibilità di dare un'accelerata vivo, perché si riesce a studiare in maniera molto più approfondita e molto più, anche l'apprendimento è anche più rapido. Per quanto riguarda la parte tecnica, tecnicamente il Penchak Silat è un mondo complesso dove ci sono veramente tantissime cose da imparare. Quindi proprio dal punto di vista tecnico, sì, ripeto, c'è tanto da imparare, non solo, ci sono anche degli allenamenti molto particolari che riguardano poi tutte le parti del corpo e tutte le altezze, no? Perché si lavora sia a corta distanza, a lunga distanza, a distanza molto ravvicinata, in alto, in basso, a terra, e quindi la varietà è veramente tanta, da non poi dimenticarsi anche poi l'ensemble con la musica, perché con la musica poi diventa proprio quasi una danza che riunisce tutte queste caratteristiche. Devo dire che a vedere quello che si riesce a fare poi con il corpo, con questa arte marziale, sono veramente delle cose uniche che non si vedono facilmente anche nelle altre arti. E per quanto riguarda la parte invece spirituale, emotiva, sicuramente c'è una crescita anche da quel punto di vista. E, almeno personalmente, i vari viaggi che abbiamo fatto anche insieme con questo intento, siamo stati in Indonesia e siamo andati anche da altre parti, eravamo anche a Napoli, anche da altre parti del mondo, e comunque un accrescimento non solo fisico ma anche proprio intellettuale, culturale e spirituale. I compagni che ho conosciuto in questi anni, insomma, sono diventati tutti dei grandi amici anche da fuori, quindi ci si diverte anche insieme, è molto, molto interessante da vari punti. Per quanto riguarda il maestro, Dennis non è solamente un maestro, è un amico e un padre, perché siamo una famiglia alla fine, ed è un insegnante anche non solo tecnico o per quanto riguarda proprio il Penchak Silat in sé, è un insegnante di vita, no? È una persona che ha molta esperienza, ha avuto anche lui nel suo passato, ha fatto tantissime arti marziali diverse ed ha scelto veramente forse la più completa e la più unica.